Tutta la campagna vaccinale, perché veramente sono certo che sarà l'inizio della fine di questo bruttissimo periodo. Quindi deve essere la nostra presenza qui è quella di invitare tutti gli altri, prioritariamente gli operatori sanitari, a fare la vaccinazione. Noi abbiamo un obbligo morale che deve essere più forte addirittura di quello degli altri cittadini. Quindi non mi aspetterei proprio che qualche operatore sanitario si tiri dietro. Assolutamente, questo è il valore, credo, della nostra presenza qui. Umanamente, diciamo, l'emozione qual è? L'emozione non è di paura, l'emozione è, come dire, di vivere un evento che è un po' al di sopra di quelle che personalmente è la mia immaginazione. Stare qui con voi, tutti ad ascoltare quello che dico, ad avere queste fotografie, mi emozionano un poco. Però sono sereno perché... Per quello che abbiamo letto, che abbiamo sentito, che abbiamo studiato, non ci sono grossi problemi assolutamente, quindi dobbiamo affrontarla con serenità. L'emozione è legata al giorno, al primo giorno, alla prima vaccinazione, ma non certo all'evento vaccinale di per sé o ai rischi, assolutamente. Quale sarà la prima cosa che sarà immune dal Covid? Che cosa? Beh, io continuerò a fare come abbiamo fatto tutti noi. E quindi voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli operatori dell'ospedale Cotugno, del Monaldi, di tutti gli ospedali campani che hanno lavorato sempre dando il massimo con grande passione senza avere paura. Come ho detto spesso, la paura ci passava nel momento in cui entravamo nelle stanze dei pazienti, eravamo a contatto con i pazienti, la paura ci passava. Un attimo prima probabilmente facciamo anche dei pensieri di portare delle malattie a casa, però come si stava a contatto con i pazienti la paura ci passava, quindi io continuerò a lavorare insieme a tutti loro nella migliore maniera possibile. Mi auguro che ci sia una vaccinazione di massa e che tra 6-7 mesi avremo raggiunto una percentuale di vaccinati così alta da poter garantire un'immunità di gregge e quindi da poter proteggere anche coloro che purtroppo non possono fare la vaccinazione, che non sono pochi. Scusate che interrompo.